Nei giorni scorsi si è svolta la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Nella cittadina sanremese c'è stata la presenza di un complesso del nostro territorio, i Senna, ospiti del programma Sulle strade della musica. Che cos'era questo Sulle strade della musica? Sulle strade della musica è un programma curato da Isoradio, con il supporto anche di SIAE e del Ministero della Cultura, per cui hanno selezionato 100 progetti di artisti le cui canzoni avrebbero passato per l'estate, e fra questi ne hanno scelti 32 da portare poi su a Sanremo nella cornice del festival. E fra i 32 c'eravate anche voi. Come si è articolata la vostra presenza nella città del festival? Noi siamo arrivati il primo giorno del festival, quindi martedì, siamo stati un paio di giorni e siamo stati ospiti di Casa SIAE, che era nella piazza centrale di Sanremo, Piazza Colombo. Siamo andati in diretta su Isoradio, dove insomma hanno continuato il percorso che già era iniziato con il programma Sulle strade della musica, interviste, passaggi della canzone, quindi insomma una bella esperienza di prima mano all'interno forse di una delle cornici più belle che abbiamo in Italia. Quale canzone vostra hanno scelto? Hanno preso Stalattiti. Stalattiti, il vostro classico. Allora, si è respirata l'atmosfera sanremese in questa vostra esperienza? No. Perché non eravate all'interno dell'Ariston, insomma. No, però chiaramente c'è un centro a Sanremo in cui si svolge tutto, quindi Casa SIA era letteralmente a fianco all'Hotel Globo, dove poi risiedono tutti gli artisti, e dietro c'era l'Ariston, e grazie anche al pass comunque noi potevamo passare nella zona per gli addetti ai lavori. Per un aneddoto? Beh, una volta dopo la prima serata ci hanno fermato due signore e ci hanno detto: ma quanto siete stati bravi ieri sera, pensando che noi fossimo stati sul palco del Radisson a presentare la canzone. I cantanti. Senti, ma un pensierino però ce lo fate adesso a passare dall'altra parte della strada? Guarda, effettivamente il pensiero è stato, noi siamo sempre visti un pochino più lavoratori, no? Working class per così dire, però poi effettivamente ci sono tanti artisti, soprattutto alcuni che vengono dalla nostra stessa estrazione, per esempio Giovanni Truppi, no? In canottiera sul palco di Sanremo, quindi in realtà si può insomma pensare perché no. E l'augurio per questi ragazzi è davvero che nel futuro possano esibirsi sul palco dell'Ariston da Ostia per Canale 10. Alberto Dabbin.